Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con il nostro unboxing, come vedete dalla scatola, dello smartphone ZTE Blade V7 Lite. ZTE Blade V7 Lite 4G LTE che ci è arrivato da poco in redazione. Questa è la confezione che ci descrive sul retro cosa offre il dispositivo come caratteristiche principali, ovvero sensore per impronte digitali, display da 5 pollici HD, metal antibody, fotocamera posteriore da 13 megapixel, anteriore da 8, Android 6, processore con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Ma andiamo ad aprire la confezione che è questa. Stacchiamo lo scotch. E andiamo ad aprire la confezione. Ok, qui troviamo subito il dispositivo che vediamo rapidamente. Eccolo qua, mettiamo da parte un attimino la scatola. Questo è il dispositivo, come vedete nella colorazione bianca anteriore e posteriore argento, in metallo logicamente. Con il sensore per impronte digitali, la fotocamera posteriore che abbiamo detto da 13 megapixel, il flash LED, qui abbiamo le due casse audio, abbiamo anche lo slot per la nano SIM, dual SIM, questo nano SIM, una nano SIM qui davanti, un'altra nano SIM dietro, oppure la micro SD per espandere la memoria. Questo è il form factor, molto rapidamente, molto sottile, jack per le cuffie auricolari, bilanciere del volume, ingresso micro USB per la ricarica con microfono e tasto per accensione e spegnimento. Questo è il dispositivo, fotocamera anteriore come vi abbiamo detto da 8 megapixel con il flash, quindi con il flash LED. Andiamo a vedere il resto del contenuto della confezione. Dispositivo che dalle caratteristiche sembra davvero molto molto interessante. Manuale, classico manuale di istruzioni, certificato di garanzia, cavo USB, micro USB, presa da muro con ingresso USB, la spilletta per estrarre il vano per le nano SIM oppure per la micro SD, in questo pratico sacchettino, ed infine le auricolari con il microfono, il controllo del volume, ingresso jack logicamente. Questo è quanto abbiamo nella confezione. Ripeto, ZTE Blade V7 Lite nelle nostre mani. Nei prossimi giorni vi proporremo, ovviamente, come al solito, sui nostri social gli scatti fotografici soprattutto. Ovviamente nelle prossime settimane vi forniremo la nostra recensione completa, come al solito. Vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!